Era il 15 novembre del 2006 quando la nostra storica torre civica campanaria crollò proprio all'inizio dei lavori che dovevano consentirne la riqualificazione e la messa in sicurezza. A distanza di quasi 12 anni siamo qui finalmente a suggellare un momento storico per la nostra comunità, ovvero la posa della prima pietra per la ricostruzione della torre. Insieme a questi lavori verranno anche realizzati lavori di completamento della ricostruzione della chiesa, consistenti nella costruzione del battistero, del portico e del giardino parrocchiale, nonché l'importante lavoro di riqualificazione di tutta la piazza centrale del paese, la piazza Vittorio Emanuele. I lavori previsti dureranno circa 15 mesi e si concluderanno nell'ottobre del 2019. Il costo del progetto è di circa 2.600.000 euro ed è interamente coperto da un contributo ministeriale. Infatti il Comune di Nola era risultato vincitore di un bando nazionale denominato contratto di quartiere 3, che ha visto il forte coinvolgimento della TC di Torino, che sarà il soggetto attuatore di tutto l'intervento. Per quanto riguarda quest'opera non possiamo che sottolineare l'importante lavoro che è stato compiuto in sede di progettazione, dove la progettazione partecipata di cittadini, di istituzioni, di associazioni del territorio è stata fondamentale per giungere fino al risultato di oggi. Non ci dimentichiamo poi l'importante collaborazione che c'è stata con la soprintendenza, che ha condiviso interamente le soluzioni tecniche che ci hanno portato alla stesura del progetto definitivo.